Allora, cari amici, abbiamo già pubblicato su YouTube il video di Marco Guzzi, che ha fatto due eventi per il momento, a Roma e a Torino, e a cui ho fatto una piccola premessa. Riprendiamo quel video lì analizzandone alcuni frammenti. In particolare oggi analizziamo il frammento che riguarda la pratica meditativa. E Guzzi introduce in modo veramente originale questo discorso, meditazione. Dice: non parliamo nemmeno più di meditazione, parliamo di una cosa che tutti possiamo capire, una preparazione interiore all'azione rivoluzionaria. Ecco. E perché fare questo viene spiegato poi nel video, eventualmente poi faccio qualche altro commento. Iniziamo, partiamo. Dunque, ora faremo una piccola pratica. Perché vedete, ragazzi, un'altra delle caratteristiche nostre è che noi tentiamo di fare quello che diciamo, cosa rarissima. E tentiamo anche, cosa forse ancora più rara, di dire quello che pensiamo. Rischiosissimo. Quindi quello che ha detto Maila ci introdurrà adesso in una piccola pratica, molto piccola e molto trasversale, cioè una pratica che può fare chiunque, che sia esperto di pratica meditativa o che non abbia mai fatto, non ha alcuna importanza. Faremo un piccolo esercizio per stare meglio, mettiamola così. Non voglio nemmeno più chiamare queste pratiche meditazioni. Ho coniato una nuova formula. Non sono, allora diciamo così, non è meditazione. Ecco, non è la RAI, non è meditazione. Questa sarà una piccola preparazione interiore all'azione rivoluzionaria. Perché quello che ha detto Maila è vero. Ce lo diciamo anche questo da decenni, eh? Quante volte avremo letto il famoso aforisma di Einstein: non si possono risolvere i problemi con la stessa mente che li ha prodotti. Chi non ha condiviso su Facebook questa frase? Tutti, sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo. Stop. Allora, commento sinteticamente quello che ha detto Marco Guzzi. Dice: partendo dall'aforisma di Einstein questa volta, non si può risolvere un problema, quell'originario mi sembra che sia con lo stesso tipo di pensiero che lo ha creato, ma qui Guzzi dice con la stessa mente che lo ha creato, e perché Guzzi è molto interessato a distinguere tra mente egoica e mente invece liberata dalle pratiche egoiche e belliche. Allora dice: questo aforisma viene diffuso su Facebook, lo sanno tutti, però poi in realtà non lo pratica praticamente nessuno, perché se è così, se si aderisce a questo aforisma, bisognerebbe dire che di fronte ai problemi del mondo non si può affrontarle con lo stesso tipo di pensiero egoico bellico, e quindi ci vuole una preparazione interiore all'azione rivoluzionaria, all'azione di trasformazione del mondo. Quindi se non facciamo questo passaggio, se nei parlamenti, se in tutte le istituzioni, nelle scuole, dappertutto, ove si trovano dei problemi, non ci mettiamo nella condizione di non stare più dentro la mente egoico-bellica che ha prodotto tutti i problemi che ci sono oggi nel mondo, è inutile tentare di cambiare qualcosa. Ecco, questo credo sia il messaggio chiave che Guzzi sta portando avanti in questo periodo. Proseguiamo. Mattarella, Draghi, la von der Leyen, sono tutti d'accordo, per carità, se tu glielo dici dico ah, ma cioè, tutti d'accordo questi personaggi sul fatto che sull'aforisma di Einstein, certo non si può cambiare, però poi nella pratica non lo fanno, vediamo. È proprio così, poi dopo fanno, no? La mente egoico bellica a mille, proprio sparano a bomba la mente egoico bellica, dopo avete detto questa cosa, poi sparano a mille, accelerano, ok? E invece no, noi siamo convinti che questa cosa sia reale, e quindi fare una piccola pratica
cioè, sia assolutamente necessaria, che se noi non cambiamo mentalità, non cambiamo stato della mente, noi continueremo a produrre tutti quanti, vabbè, ovviamente i dirigenti corrotti certo di più, ma anche tutti noi continueremo a produrre il mondo sempre più invisibile in cui stiamo. Interiore che prepari all'azione rivoluzionaria, come diceva anche Maila, è veramente inaudito. Cioè, non lo fa nessuno. Strano, a me mi pare strano. Cioè, che cos'è che non fa nessuno? Non fa nessuno di cambiare mentalità, di fare questa pratica meditativa o comunque interiore che prepari all'azione trasformativa del mondo, perché è una trasformazione in primo luogo di noi stessi. No, però è così. E allora lo facciamo noi. Perché ci vogliamo bene. Io vi voglio bene. Quindi io non voglio che voi stiate male. Io lo so che voi state male. Stiamo male tutti. Stop, dice. Perché la facciamo? Perché io vi voglio bene. Io so che voi state male. Stanno male tutti. E questa pratica cosa serve? Serve proprio a stare bene. È una pratica che, come vedremo fra poco, produce agio, piacere. Ecco. E ci dà la possibilità di ricaricare le nostre energie per l'azione rivoluzionaria. Vediamo. No, Buddha diceva che già stare dentro un corpo è irritante. E ci aveva ragione, perché lo conosceva. Basta che ci ascoltiamo 5 minuti con calma, anche meno, 2, per capire che il corpo purtroppo un giorno ti dà un fastidio, un momento a momenti e non a giorni, momento dopo momento qualche rogna te la dà. Che sia fisica o sia psichica, un disturbo, e mo c'ho fame, c'è un po' fame? Ti sta bene fame? Ma che ora è fatta una certa, se 7:10, ho mangiato solo un cornettino a mezzogiorno, eh? Altro che la nuova umanità, capite? Ok, quindi siccome io invece voglio bene e voglio che questo soggetto rivoluzionario che siamo noi sia innanzitutto un soggetto che trova un agio, pure nella lotta, però che conosca un agio, un luogo di riposo al quale poter tornare per ritrovare forze, energie. Quindi noi adesso faremo questa piccola pratica molto semplice, ma prima ancora vorrei che la nostra amica Giorgia ci facesse ascoltare un piccolo brano per cambiare, incominciare a cambiare registro emotivo. Quindi lei adesso ci fa sentire un piccolo brano. Adesso ascolteremo un brano molto breve nel che io vi suggerisco già di ascoltare con un'attitudine interiore diversa. Cioè, noi adesso chiaramente abbiamo parlato, abbiamo scherzato, no? Siamo un po' agitati, è normale. Adesso invece io vi suggerisco di assumere un'attitudine interiore. Guarda, il cervello è velocissimo, basta che glielo dici, quello scatta subito. Di piacere. Devi scrivere un libro. Piacere è rivoluzione. Dobbiamo fare un incontro, dove lo fa? A Bologna. Ma è vero, ragazzi, è vero. Cioè, piacere è rivoluzione, vuol dire che se noi non stiamo bene, se non abbiamo recuperato una salute psichica e quindi un'integrità psichica e una salute del corpo, non possiamo fare rivoluzione, non faremo che perpetrare, continuare a alimentare un mondo malato come quello di oggi. Ricordiamoci, cioè, l'aforisma di Gandhi. Sì, il cambiamento che desideri dal mondo, cambia te stesso per cambiare il mondo. Quindi il primo passaggio è questo. Perché rivoluzione? Perché per poter avere un po' di agio, di piacere, devi necessariamente incominciare ad ammorbidire le tue strutture rigide, dette anche Goico Belli. Quindi se tu vuoi avere un po' di piacere, te devi incominciare a rilassare. E adesso, rilassamento, diciamo, non per farsi una pendica, ma rilassamento appunto come abbandono interiore all'ascolto. Allora, Giorgia ci aiuta in questo, poi dopo io guiderò.
Va bene, e adesso poi viene eseguita l'aria sulla quarta corda di Bach alla tastiera. Ecco, quindi ci fermiamo noi qua. Grazie. Allora, vi invito a vedere questo video di Marco Guzzi e poi in particolare a riascoltarlo e seguire le parole che dice, perché sta guidando una meditazione che lui chiama in un modo nuovo, a mio avviso molto utile dargli un nome diverso alla pratica per indicare che una vera pratica meditativa deve servire non solo al benessere, al risveglio individuale, ma al risveglio collettivo, perché noi non possiamo risvegliarci individualmente lasciando che gli altri rimangano addormentati. È un processo poi che diventa collettivo, quindi. E infatti la chiama, Marco Guzzi in questo video la chiama pratica interiore per l'azione rivoluzionaria. Pratica interiore per l'azione rivoluzionaria nel mondo esterno. E in questo modo, infatti, questa pratica ci serve a diventare più forti, più capaci di attingere a energie profonde della nostra psiche, anche poi nella situazione di lotta che dobbiamo compiere per poter riportare la verità, il bene e la giustizia in questo mondo. Bene, cari ragazzi. Ora, ognuno si può sedere nel modo che preferisce. L'importante è che ci possiamo sentire abbastanza comodi. Se possiamo mantenere la schiena eretta senza fastidi fisici, bene, altrimenti appoggiatevi, non ha importanza. L'importante è che entriamo in un clima di ascolto interiore e di rilassamento. Facciamo 3 ampi respiri, inspiriamo con il naso molto, teniamo 2 secondi e poi lasciamo andare bene. Ah. Di nuovo, inspiriamo molto, tratteniamo e via. Ah. Lasciamo andare, in questo espiro lasciamo andare il peso della vita. Di nuovo, inspiro, grande, e via. E ora ascoltiamo. Aspettiamo l'inspiro. Senza fretta. Facciamoci di sfondo. E aspettiamo il prossimo inspiro. Non dobbiamo fare altro. Con tutto il nostro essere, gentilmente, aspettiamo l'inspiro naturale.
lo lasciamo venire come è. E in questo espiro iniziamo a rilassarci di più. Aspettiamo l'inspiro. Lasciamo andare l'espiro rilassandoci. Senza fretta. Mi rilasso un po' di più in questo espiro. Mi rilasso un po' di più in questo espiro, giù, 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 giù. Come una pietra affondiamo nell'oceano. Vi prego di osservare che ci sono resistenze a questo abbandono. Prendiamone nota e in questo espiro abbandoniamoci di più. Con tutto il nostro essere lasciamo andare. Le acque della vita e della coscienza iniziano a scorrere con maggiore fluidità. La progressiva pacificazione della mente del cuore di tutte le funzioni corporee è un effetto involontario. Della nostra attitudine alla concentrazione che ci unifica. Noi dobbiamo solo perseverare nel lasciare essere l'inspiro che viene e lasciare andare l'espiro che va giù, 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 giù.
come nell'abisso, giù, giù, giù. Vi prego di realizzare questo stato crescente di pace. Nell'espiro lasciamo che si sgretolino le nostre paure. Che si sgretoli tutto quello che crediamo di sapere di noi stessi, di questo momento, della vita, del cosmo in cui siamo inseriti. Vi prego di realizzare, espiro dopo espiro, come questo sgretolamento ci dia pace. Possiamo consentire a noi stessi di abbandonarci di più. Tutto quello che crediamo di sapere di noi è come se si spegnesse alla fine dell'espiro. In questa grande pace. È questa pace che io sono. Sentiamolo con forza. Questa grande pace. È il nostro vero essere. È la nostra vera dimora. Tutti noi partecipiamo di questo spirito, eppure sentiamo di essere veramente noi stessi. È in questa dimensione. Che la nostra nuova umanità impara a esistere. Impara a parlare. Impara che siamo uno. E ogni forma di separazione o di odio è solo un brutto sogno.
da cui vogliamo svegliarci. Grazie. Ascoltiamo questo magnifico video di Marco Guzzi sul sistema della guerra, che è un sistema complesso e articolato. E dice Marco Guzzi, noi come movimento Darsi Pace, anche noi di Aleph e molti altri cittadini che sono accanto a noi in questo, siamo ovviamente contro la guerra, anche perché essere cittadini italiani vuol dire ripudiare la guerra, perché questo è ciò che dice la nostra Costituzione. Ripudio d'Italia, ripudia la guerra. E in questo video Marco Guzzi fa vedere che il sistema della guerra è un sistema complesso che riguarda in primo luogo il sistema mentale, che noi definiamo egoico-bellico, cioè il sistema che ci separa, ci contrappone e ci rende impauriti, arrabbiati, tristi e così via. E poi in questo video vedrete che il sistema mentale della guerra si propaga a tante altre situazioni, tutte le situazioni, tutti i comparti della nostra società, per esempio il sistema dell'informazione, il sistema del lavoro, della scuola, dell'università, della sanità. E quindi adesso ascoltiamo il video. Vogliamo rivoluzionare, rovesciare, è il sistema della guerra. Ora, il sistema della guerra è una cosa complessa. Diciamo che io ho scritto almeno 30 libri per cercare di spiegare cos'è il sistema della guerra. Il sistema della guerra non è soltanto l'armamento militare. Il sistema della guerra è innanzitutto un sistema mentale, che noi chiamiamo egoico, bellico, non a caso. È il sistema mentale che ci separa e ci contrappone. È il sistema mentale della paura. Quella che ci abbiamo. Solo che dobbiamo capire che ce l'abbiamo e curarla, invece di, come dire, giustificare l'omicidio per paura. Il sistema della guerra è questo sistema informativo. Questo sistema informativo è totalmente un sistema di guerra, fatto da menti belliche per fomentare le menti belliche, per renderci tristi, infelici, incazzati. Stop. Ripeto le parole di Marco, perché sono parole molto forti e anche molto precise. Il sistema dell'informazione è totalmente un sistema della guerra, fatto da menti belliche, coloro che lavorano, penso a giornalisti e altri, per fomentare menti belliche e renderci tutti spaventati, tristi o arrabbiati. Quindi per farci stare male tutti. Facendoci stare male, noi ci indeboliamo e più siamo indeboliti, meno siamo in grado di sollevarci e risvegliarci. Poi qui Marco fa un'analisi del talk show che ritengo essenziale sulla quale riflettere, perché noi ci siamo abituati a vedere ormai delle dibattiti che non sono altro che un sistema bellico in cui c'è un continuo scontro, e quanto più c'è scontro, tanto più per i signori della guerra questo è importante. Ok, vediamo.
Ma lo vedete come organizzano i talk show? Lo fanno apposta. Io lo so, ci ho lavorato da 15 anni in Rai. Cioè, loro studiano in modo che si scateni nello studio un inutile battibecco. Un inutile... Anzi, più è bello, no? Loro hanno le carte. È come un gioco di carte. Capito? Mo devi mettere uno che dica, che ne so, uno, ne devi scegliere uno che sia un po' contro il mainstream. Ne scegli uno, possibilmente un po' stupido, non bravo, non bravo. Lo metti lì insieme a La Gruber, Giannini, Scanzi e giocano a palla così, boom, boom. E c'è questo poveraccio, no? Viene preso a calci. Qualunque cosa abbia da dire, non riesce nemmeno a dirla, appena parla lo interrompono. Guardate che strategie, queste sono strategie comunicative. Quindi quella è guerra. Cioè, non puoi dire che sei per la pace e fai una televisione così, capite? Questa è la nuova cultura. Non puoi dire che sei per la pace e organizzi un telegiornale così, e organizzi un talk show così, e organizzi anche le gare per cantare in modo tutto bellico. No? Che si odiano, i ragazzi si odiano dentro il Grande Fratello, organizzano i litigi, no? È tutto bellico. Per ammazzarti, per intristirti, per non farti nemmeno ricordare la grandezza, la bellezza, capite? Non te la devi minimamente ricordare, te la strappano di dosso, fin da quando sei piccolo, piccolo, piccolo. Iniziano presto, con le pubblicità per i bambini di 2 anni. Iniziano presto e continuano, capite? Noi dobbiamo denunciare il sistema della guerra in tutte le sue manifestazioni. È sistema della guerra l'intera modalità attuale di gestire il lavoro. È un sistema di guerra, ed è un sistema di guerra essenzialmente contro le nuove generazioni. È una guerra di sterminio contro i ventenni, contro i trentenni. Fatevelo raccontare da loro che cosa offre questo sistema a loro, gente che ha una laurea, 2 lauree, che cosa gli offre. E poi fanno le pantomime in nome della Costituzione, fatta appunto da pagliacci pagati. La Costituzione più bella del mondo, sì, peccato che è inattuata, tradita dal primo all'ultimo articolo. Vabbè, credo che è facile notare che Guzzi non è una persona tiepida, è una persona che ha coraggio, che dice le cose che vanno dette in modo anche scherzoso, ma fino in fondo, senza paura. È per questo che tempo fa poi è stato estromesso dalla RAI. E credo che sia un esempio di quello che noi dovremmo essere un po' tutti, cioè dire la verità, fino in fondo, anche se ci costa, anche se ci costa la vita. È la cosa più importante di tutte. Poco fa parlava che questo sistema bellico ci fa dimenticare, sin da bambini, la grandezza, la bellezza, i valori per cui merita vivere. Ecco. Ok, riprendiamo. Basta! Basta, basta, basta giullare in corte, basta! Che vengano denunciati così, pubblicamente, in modo non violento, ma duro. Quindi, il sistema della guerra è un sistema articolato. Il sistema della guerra è l'attuale gestione della scuola e dell'università, è totalmente bellica, totalmente bellica. Ti insegnano da ragazzino ad avere i crediti e i debiti, no? Devi avere i crediti, ma che è? La banca? Ma che è? Devi accumulare, Accumula un po' di crediti, E come li accumuli? Te lo dico io come li accumuli. Devi essere simpatico al professore. E come fai a essere simpatico al professore? Beh, basta che non hai un'idea. No? Che dici cazzate inutili?
che fai testi saggi che nessuno leggerà al mondo e avrai tutti i crediti per fare una bella carriera universitaria. Pubblicherai sulle loro riviste e diventerai associato e poi diventerai ordinario e potrai così far crescere deficienti peggio di te. Credo che una descrizione più chiara dell'università e della scuola non la potete trovare, semplice ed efficace. Così potete far crescere deficienti peggio di te, cioè lo sta dicendo ai professori, perché salve eccezioni, questa è l'università. Andate. Questa è guerra, la sanità è guerra. Chiediamogliela a Chiara, come vengono gestiti i pronti soccorsi? Come si vive nei pronti soccorsi? Se ti capita per qualcosa e devi andare in un pronto soccorso, uno c'ha paura, ma non dell'incidente che ha avuto, ma del pronto soccorso. Ma è vero, se muore nei pronti soccorsi, no? Se muore, ti pigli la polmonite, ti ammali, ti lasciano là, in barella, l'abbiamo vissuto tutti, con i nostri parenti, con noi stessi, non abbiamo vissuto. Questa è guerra! Quindi il sistema della guerra è una cosa complessa che noi dobbiamo denunciare nella sua articolazione. Secondo punto, la classe dice, oggi la classe degli sfruttati è molto vasta. Allora, classe è una parola che viene dal latino, anzi dal greco, e vuol dire un gruppo di persone chiamate, viene da cleo. Questo dire classe. La classe è un gruppo di persone chiamate, convocate. Allora, noi vogliamo sostenere che oggi la classe rivoluzionaria è l'intero popolo degli sfruttati, che è trasversale però. Non è più soltanto, come dire, il proletariato. Può essere sfruttato benissimo un medico ospedaliero, può essere sfruttato un insegnante, un professore universitario. Capito? Parimenti. Perché oggi la classe degli sfruttatori è un'oligarchia minima, è un'oligarchia di pochi individui. L'accentramento oligarchico, finanziario, neofeudale è spaventoso ormai. Lo denunceremo nel libro, con i dati numerici. Quindi è chiaro, no, come direbbe Vandana Shiva, che se gli sfruttatori sono come sono lo 0,1%, il famoso 99,9% siamo noi, siamo la classe degli sfruttati, a parte i collaborazionisti che ci sono sempre stati, i servi sciocchi, cioè quelli che sono sfruttati ma continuano, siccome se gli fa comodo, no? Non hanno un minimo di dignità umana, si sono dimenticati totalmente che siamo divini e che moriremo domani e che quello che resterà sarà soltanto quello che hai fatto nella verità e giocandoti la vita. Tutto il resto sarà sepolto dalla menzogna delle tue miserie. Non se ne avrà più nessun ricordo nell'universo. Questi credono che l'universo sia un gioco così, no? Famo come ci pare. Mamma mia, che cosa li aspetta, ragazzi belli. Non è così. Questo è un gioco serio. In cui ogni pensiero, ogni parola ha il suo peso. Il Cristo, che di umanità se ne intendeva, ha detto che noi saremo giudicati per ogni parola insulsa, verbum otiosum. Saremmo giudicati per ogni parola inutile. Quindi, cari ragazzi, la classe degli sfruttati è immensa, solo che non si sa organizzare. Dobbiamo appunto, come dire, trovare dei punti di aggregazione forti che superino il 900, vi prego, usciamo dal 900, anzi usciamo dal secondo millennio, usciamo dagli ultimi 5.000 anni. Questo è il ciclo storico che sta finendo, ciclo tutto bellico, dai Sumeri a Putin, Zelensky, Biden, tutta questa gentaglia qua che vuole massacrare il mondo, non gliene frega una mazza, hanno altri interessi non umani.